Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came, and go round and round and round in the circle. Dietro a questa, diciamo, credibilità dei modelli, una ricaduta poi che, come sempre, quando la testa e il pensiero funzionano poco, fa lavorare la pancia. E quindi intorno ai farmaci, in particolare gli psicofarmaci, continuiamo a oscillare tra grandi aspettative e talvolta grandi preconcetti. Ma non solo noi, l'uomo della strada, e con questo dobbiamo fare i conti, perché questa visione di pancia ovviamente non aiuta la comprensione laica, quella che è stata proposta, rispetto a conosciamo alcune cose le possiamo dire, alcune cose non le possiamo dire. Il secondo punto è, certamente c'è una crisi della cultura, stamattina l'abbiamo toccata da un punto di vista degli assi portanti del fare medicina, no? Abbiamo detto c'è una cultura che, se non si accompagna alla comprensione di una persona, è una cultura un po' monca. Beh, anche nel campo della produzione, della cultura scientifica in senso lato, esiste una cultura, le famose evidenze, no? L'evidence base, che però se non ha agganciata la pratica è veramente povera, ma c'è una grande pratica che non ha nessuna base di evidenza, e questi due problemi ovviamente vanno conosciuti. E l'ultimo, scusate, ma qui sono veramente sul livello della serva, poi tutto questo si ricade, cioè cosa ne rimane di questa storia nell'epoca della spending review, perché poi, che ci piace o meno, poi i farmaci li prescriviamo, ci verrà chiesto di rendere conto delle nostre scelte di allocazione risorse, e incominciamo a avere qualche difficoltà se portiamo questo livello di complessità davanti a una commissione prontuario. Allora, primo punto, perché aspettative e preconcetti? Io di solito, dato che dico oramai come tutti quelli vecchi le stesse cose, a questo punto proietto le brochure di quando sono entrati i farmaci. Ecco, oggi ve le risparmio, lo dico per quelli che mi conoscono meglio, ma approfitto di un editoriale di Mario Mai di qualche anno fa su World Psychiatry, che si pone il problema dell'immaginario dello psichiatra oggi nell'opinione pubblica, e porta due esempi che mi sembrano veramente molto calzanti. Corriere della Sera, 2012 mi pare, sì, 2012. Sono le vedove di quelli che si sono suicidati per la crisi economica, rovinati dai debiti, si sono suicidati, scendono in piazza e urlano: i nostri mariti non erano pazzi, sono suicidati perché avevano un grosso problema legato alla crisi economica che è in causa, quindi non permettetevi di diagnosticarli, e dicono è stata la disperazione, non la malattia mentale, che ha portato mio marito a uccidersi. C'è fortemente un richiamo allo stigma di una diagnosi. Questo perché? Perché nei giornali, quando uno si suicida, ma quando uno ha un'anomalia comportamentale, diventa un depresso, tout court, no? Un articolo si scrive, era affetto da depressione. Questo fortemente stigmatizzante, non solo perché magari non lo era, ma anche per chi depresso lo è davvero e vive la sua malattia a questo punto come un marchio. Quindi come si fa a non essere d'accordo con le vedute? Ma nella stessa giornata, su un altro quotidiano nazionale, l'imprenditore suicida, la moglie dice: l'ospedale non doveva dimetterlo, non doveva dimetterlo perché mio marito era depresso, i medici non avrebbero dovuto farlo tornare a casa, ma dovevano ricoverarlo con un trattamento sanitario obbligatorio. Lui si è suicidato perché la medicina non ha saputo proteggerlo da questo. Allora mi viene in mente il professor Rossi, che tanti anni fa diceva a proposito dell'identità dello psichiatra: ma cosa vogliono da noi? Tutto il contrario di tutto. Dove sta il confine tra il curare e occuparsi dei mali del mondo? Non c'è una risposta, ovviamente. Ma questo, quando usiamo i farmaci, diventa un terreno molto pericoloso. Perché allora esistono i farmaci che controllano il rischio di suicidio? No. Però
Esistono gli interventi medici che controllano, esistono i farmaci che controllano l'aggressività, però i magistrati lo pensano che esistono i farmaci contro l'aggressività. Allora, dato che noi lo viviamo tutto questo con un senso di colpa, almeno quelli magari con un habitus più depressivo, e cioè pensiamo che sia un debolezza della psichiatria, a me piace sempre invece ricordare che la medicina è profondamente in crisi su queste cose e che anzi, come dicevamo con Gilberto nella pausa, la psichiatria ha qualche marcia in più per muoversi a suo agio in questa situazione sdrucciolevole. Il resto della medicina tecnologica che è in crisi su questo. Prendo l'editoriale del professor Mai e provo con voi a analizzare un po' delle accuse che vengono fatte a chi dice ma la psichiatria è un modello debole, ma perché usate i farmaci? I farmaci non funzionano su niente, voi non avete un modello forte biologico. Allora andiamolo un po' a vedere questo modello forte biologico. La prima tesi con cui vengono contestate l'efficacia dei farmaci è voi lavorate con le diagnosi sindromiche, il resto della medicina ha invece le diagnosi patogenetiche. Allora, qualcuno si alzi, mi spieghi la diagnosi patogenetica di ipertensione essenziale e poi, come dire, ci confrontiamo su questo. Ma voi pensate davvero che ipertensione e diabete siano diagnosi che identificano una coorte omogenea di pazienti con un modello biologico e patogenetico comune? O stiamo parlando di un epifenomeno sindromico che è la via finale comune di percorsi totalmente differenti? Voi pensate che un diabetologo si senta di trattare tanti pazienti tutti uguali o sa benissimo che sta trattando un mondo di cui descrive la via finale comune? Beh, insomma, quante diagnosi davvero patogenetiche in medicina conosciamo? Non quelle delle malattie complesse, senza ombra di dubbio, ma neanche le malattie infettive, che quando studiavamo eravamo convinti che fossero quelle tipicamente patogenetiche. Sono sano, trovo un germe, mi ammalo. Poi scopriamo dagli infettivologi che non è l'antibiotico che fa guarire, non è il germe che fa ammalare, è che l'antibiotico tiene sotto controllo il germe e permette all'organismo di reagire con i sistemi naturali che ha. E la gente guarisce se mediamente mangia e vive in un ambiente caldo, ma se prende gli antibiotici e non mangia e vive in un ambiente freddo continuerà a essere ammalato. Oibò, la patogenesi diventa perlomeno complessa. Poi le mancanze di evidenze oggettive, secondo tesi forti, voi non avete i marker biologici. Torniamo dal diabetologo, andate un po' a chiedere a un diabetologo se 126 di glicemia è un marker soggettivo. È una convenzione statistica. E qual è il criterio? È che tutti quelli che hanno più di 126, il rischio beneficio di un trattamento è più alto di tutti quelli che hanno meno di 126 o 123. Ma voi pensate davvero che chi ha 90 a digiuno, a 110 o a 125 di glicemia siano tre mondi che non si parlano? O c'è un continuum tra la normalità? E un diabetologo che fa bene il medico pensa che abbia lo stesso atteggiamento tra un giovane di 17 anni col padre che ha diabete, che è sovrappeso, una vita e una dieta sregolata e ha 110 di glicemia, rispetto a un giovane che non ha familiarità, fa sport e casualmente ha mangiato la focaccia di Priano ieri sera e ha 110 di glicemia? Voi pensate che davvero si comporta nella stessa maniera o fa un ragionamento medico sui fattori di rischio, di vulnerabilità, le determinanti ambientali e sa benissimo che c'è un cut-off arbitrario, che però è qualcosa di più di dire è un'arte imponderabile e io allora, a seconda del ragazzo che ho davanti, decido. No, sa che c'è un cut-off e ne conosce i limiti e li utilizza per quello che è un cut-off che ti dà una rotta, ma che va poi declinata, se fa bene il medico, non dal protocollo, ma dalla conoscenza del caso, della sua storia, dei fattori di rischio, E la terapia la calibrerà su quel paziente lì, non sul protocollo che dice che sotto i 123 non si tratta e sopra i 133 si tratta. Quindi la continuum con la normalità, il famoso problema endogeno-esogeno con cui ci siamo dibattuti, beh, ecco, su questo la ricerca direi ci ha aiutato molto, ma nelle neuroscienze sicuramente, ma forse nella medicina delle patologie complesse. Davvero oggi pensiamo che ci sia una qualsiasi malattia complessa, si chiami essa psicosi, depressione, diabete, ipertensione, che nasce o da una noxa endogena, passiamo alla genetica, o da una noxa ambientale? Sono tutte l'incontro tra fattori di vulnerabilità, determinanti individuali, fattori ambientali, stress, adattamento allo stress, meccanismi di resilienza, tutte le cose che ci hanno raccontato e alla fine
ne viene fuori un quadro che fondamentalmente è la incapacità del nostro organismo a trovare una situazione di omeostasi che noi definiamo malattia. E guardate bene che il trattamento è esattamente ripercorrere a ritroso il cocktail che ha portato il trattamento di un diabetico e cambiare lo stile di vita di un diabetico, non dare l'ipoglicemizzante orale. Ma nessun diabetico si sente in colpa se davanti a un 500 di glicemia da una terapia medica, ma non si sente neanche tanto ingenuo da pensare che sta curando la malattia, sta riducendo dei sintomi che hanno un rischio di determinare una prosi infausta a lungo termine, ma parallelamente farà quello che facciamo noi nella nostra famosa riabilitazione specifica, dice una persona di fare attività fisica, di cambiare la dieta, di fare una vita meno stressante, vate la pesca, insomma, faranno tante altre cose, cioè fa degli interventi su variabili ambientali che sono fattori di rischio. Quindi questo continuum che, su cui ci dibattiamo, esiste la tristezza normale e la malinconia con un cutoff e un vallo, o esiste un continuo esperienziale in cui la cosa ha un senso e a un certo punto si priva di senso, non lo dico qua in mezzo ai fenomenologi, ma è evidente che il cutoff, come dire, fatichiamo a definire dove sta da un punto di vista della comprensione. E poi il problema dell'efficacia, è già stato detto molto bene qual è il problema dell'evidence base, lo riprenderemo fra poco, ma guardate che questo è un problema di la maggior parte dei trattamenti in medicina, nel senso che usare il cortisone nell'artrite reumatoide è dare un sacco di problemi alle persone. La domanda non è: diavolo, cortisone preso per tanti anni mi determina la facies lunare, il rischio di diabete, le strie. La domanda è: si vive meglio con l'artrite reumatoide senza curarsi o si vive meglio con il cortisone? E non c'è una risposta univoca, eh? E sembra una valutazione rischio-beneficio caso per caso. Chiaro che se uso il cortisone perché c'ho il raffreddore e sto facendo malpractice, e quindi che gli psichiatri devono sapere cosa hanno in mano, ma siamo così convinti che il problema della collateralità sia quello che attanaglia le nostre terapie? Lo dico sempre, qui mi ripeto, mi scuseranno chi mi conosce bene, ma pensate a una medicina altra costruita sulla collateralità, se gli oncologi dovessero scegliere i loro trattamenti sulla base della collateralità, come sarebbero messi male rispetto a noi, eh? E hanno le terapie più devastanti del mondo. E non è che il modello biologico dalla loro parte sia tanto molto più credibile del nostro, sono arrivati alla trasmissione genica anche loro, ma poi alla risultante i protocolli di ricerca, come voi sapete, hanno comunque più una valenza di tipo statistico, cioè il non trattamento è peggio che il trattamento. Però il punto è, gli effetti collaterali sono devastanti. Perché riescono a non sentirsi colpa e essere abbastanza convincenti? Perché hanno un modello di malattia piuttosto codificato, hanno dei protocolli rigidi e la posta in gioco è la vita delle persone. Allora, è un nostro problema la credibilità, non è un problema della collateralità dei nostri trattamenti. E per ultimo, è stato toccato di sfuggita da Carlo, ma nella pratica questo invece è una ricaduta forte. Certo che c'è il condizionamento del marketing, non siamo così ingenui, ma c'è un rovescio della medaglia che stiamo incominciando a riconoscere. Il 90% della ricerca è finanziata da aziende private. Le regole del gioco, i limiti dell'evidence base, i limiti dei modelli su cui si valutano i farmaci e i modelli di malattia, sicuramente superati, ma di fatto le agenzie regolatorie quello chiedono. Le durate dei brevetti e tutto quello che ne consegue rendono non più appetibile la ricerca nel campo delle neuroscienze. Molti colleghi hanno detto vivremo bene lo stesso, è probabile. La nostra disciplina rispetto ad altre è talmente legata ancora al fattore umano che questo ci permetterà di lavorare per molti anni ancora. Ma siamo convinti che sia un bene per i nostri pazienti non avere più ricerca? E se noi ci ammalassimo, saremmo felici di un mondo in cui non c'è nessuna speranza che qualcuno produca ricerca innovativa, perché è considerato non solo non più appetibile da un punto di vista concettuale, ma non più appetibile perché è troppo rischioso economicamente. Questo teniamolo lì come un problema, perché di fatto questo sta avvenendo. Avrete capito da un po' di anni che non abbiamo farmaci innovativi, non perché le multinazionali si inventano le malattie per prescrivere i farmaci, ma perché non è più economicamente vantaggioso investire in farmaci innovativi. Non è neanche vantaggioso investire su quelli che abbiamo già, perché i costi della ricerca non vengono coperti dai 10 anni di utilizzo di un brevetto. La genericazione in realtà è un meccanismo molto subdolo solo per risparmiare,
senza tener conto di tutto ciò che era stato investito non solo in congressi per i medici, ma in ricerca, che inevitabilmente ha prodotto anche conoscenza. Perché se è vero, in questo dissento da Carlo, che noi abbiamo avuto il modello dopaminergico e abbiamo avuto i farmaci che funzionano, ma guardate, nella realtà è successo l'esatto contrario. Quando sono stati introdotti gli antipsicotici, nessuno conosceva l'esistenza della dopamina, meno che mai dei circuiti dopaminergici. Dopo che abbiamo visto che funzionavano gli antipsicotici, qualcuno ha cominciato a studiare il cervello e ci ha vinto il Nobel sulla scoperta della dopamina. Quindi i farmaci hanno, con la loro effetto e con l'osservazione clinica, ci hanno obbligato a ripensare su cose che erano nelle nostre conoscenze e ci hanno permesso anche di migliorare. Tant'è che nel nostro quotidiano, quando arriva un nuovo farmaco, l'operazione faticosa non è solo farsi un'idea di come funziona rispetto agli studi, ai trial controllati, che è già un problema, ma incasellarlo su un sapere che verrà messo in discussione, perché se questo farmaco è davvero innovativo, avremo delle sorprese rispetto a quei modelli che ci eravamo fatti in testa su quella che era l'efficacia delle terapie. Dobbiamo fare uno sforzo per anni per ricostruire i nostri modelli di riferimento. Allora, tutto questo per dirvi che allora i preconcetti hanno tante sfaccettature, no? Sono nell'opinione pubblica, sono nelle agenzie regolatorie e sono anche nella testa degli psichiatri. Questo è una survey fatta con degli psichiatri, a cui è stato detto i famosi longhetti. Ma quali sono i pazienti a cui voi utilizzate i longhetti? Perché uso l'esempio dei longhetti? I longhetti se ne sta parlando tanto, certamente anche per motivi di marketing, ma perché sono davvero la frontiera in cui oggi questo atteggiamento bipartitico tra i conservatori e, diciamo, gli innovatori si scontra, perché è una terapia fortemente stigmatizzata. Cioè, nella storia del nostro utilizzo, mentre gli antipsicotici di seconda generazione in qualche maniera, diretta o indiretta, hanno modificato l'idea della neuroletizzazione, cioè del farmaco che doveva neuroletizzare, i longhetti abbiamo continuato a usarli quasi tutti solo nel paziente non compliante, cioè l'abbiamo identificato come la terapia del paziente non compliante, facendo un'operazione concettuale di enorme bias nella scelta dei candidati, perché l'abbiamo usato selezionando il campione, come dicono i ricercatori. Cioè, ognuno di noi si è fatto un'esperienza solo sui pazienti difficili, che per definizione sono pazienti che rispondono poco a tutto. Lo sapete, perché quando avete un nuovo farmaco non lo usate mai su un paziente drug naive, lo usate sui pazienti che non rispondono ai precedenti trattamenti, e fate l'idea che il nuovo farmaco non sia molto innovativo. Il risultato è scarso. Non è un buon criterio di ricerca. Se io voglio fare una ricerca, devo usarlo su un campione, tra virgolette, pulito. È lì che vedrò le differenze. Allora, in questa survey è stato chiesto quali sono le variabili che condizionano. È venuto fuori, ovviamente, una serie di variabili, ma la cosa interessante è una cluster analysis, cioè possiamo identificare delle tipologie di candidati. La prima tipologia è la psichiatria hard, quella a cui siamo abituati. Pazienti che hanno avuto ricadute in passato, che non hanno dimostrato di non essere complianti, che sono a rischio di suicidio e sono pericolosi per gli altri. Sarà brutale, ma il candidato storicamente del paziente longhetti, dello psicotico a cui prescriviamo longhetti. Poi c'è un cluster meno conosciuto, ma che incomincia a emergere. Qui il problema non è la compliance. Qui c'è un paziente che è informato, ha un alto livello di istruzione, si è documentato, non è un problema di accettabilità della terapia. È un problema di scelta del trattamento, è una proposta che il paziente può anche accettare, ha un alto livello decisionale. Questa è una cosa che ci inquieta, non siamo molto abituati a questi, in paesi anglosassoni lo sono un po' di più. Perché ci inquieta? Ci inquieta perché l'idea mentale è che quello era un presidio da usare nel paziente non compliante. È vero che è uno degli aspetti dell'utilizzo. E perché lo cito qua? Perché il resto della medicina, per esempio, in questo settore si è mosso molto con anticipo. Voi pensate che il 17enne diabetico di cui parlavamo prima goda di farsi 3 insuline al giorno o preferisca una pompa di infusione, se è possibile utilizzarla? La sua vita è molto meno condizionata dalla pompa. Nessuno gli mette la pompa durante il sonno a sua insaputa. Okay? Non è un problema per aggirare il consenso, è un problema per rendere la terapia la più praticabile possibile. Il 17enne che va in vacanza con la fidanzata non può non amare di raccontare che sta prendendo un antipsicotico. E ci chiede se possiamo aggirare questo problema, o sospenderà nel weekend la terapia perché non vuole che i suoi amici sappiano che lui si cura, o si chiude in bagno a prendere le pastiglie.
Allora, estremizzo il concetto, ma non diamo per scontato che quindi, perché siamo stati abituati per 40 anni a usarlo secondo un certo modello concettuale, oggi diciamo non possa esistere un utilizzo diverso, mi viene da dire un pochino più laico, della terapia. E poi c'è invece gli estremi della gaussiana, i pazienti in cui non ho fatto una diagnosi, in odore di malpractice, ma quanti dementi agitati, quanti disabili con problemi di eccitamento, ma lì il problema, come dire, è di appropriatezza. Ma l'altra gaussiana è appunto l'atteggiamento bipartitico. Devo o non devo trattare gli esordi? Devo, ma non stiamo parlando degli ultrarisk, stiamo parlando degli esordi psicotici, perché gli ultrarisk nessuno di noi ha il lusso di incontrarli, o raramente, chi non ha degli interventi precoci strutturati. Diciamo quelli già con psicosi conclamata. Sono coerente e penso che un farmaco evidence-based sia utile e necessario? E allora dovrei pensare che mantenere per un certo periodo, non un certo a vita, ma almeno uno o due anni una terapia dovrebbe essere maggiormente garantito longetting. Oppure penso che di per sé sia sempre intrusivo e non eticamente accettabile usare un longetting? Perché dico di preconcetti? Perché la risposta sul piano clinico, beh, ognuno se la declina sulla base dei dati in realtà, ma a volte i nostri preconcetti, cioè quella famosa trave che abbiamo nell'occhio quando invece siamo bravi a guardare la pagliuzza negli occhi altrui, risorge dalle ceneri. Stessa gruppo di lavoro, serve degli psichiatri, e qui si dice, ma per un paziente che ha schizofrenia, dopo quello che abbiamo detto, cancellatevi dalla mente che esiste una terapia per la schizofrenia. Diciamo, davanti a un paziente psicotico con sintomi positivi, a che livello del trattamento vuoi introdurre un light? E gli psichiatri rispondono così, 13% dice mai, io nella mia vita non userò mai un light. Evidentemente lo immagino come un trattamento intrusivo e come tale preferisco la terapia orale. 9% al primo episodio, come vedete la maggior parte ha un atteggiamento diciamo prudente e conservatore. Dopo 2-3 episodi ci sono buoni motivi per ritenere che il paziente o non è compliante o comunque la terapia necessiti di un mantenimento più stabile. È quello che accade nella realtà. Se io però chiedo, ma se tu avessi una psicosi, quando vorresti che il tuo collega che ti cura usasse un antipsicotico? Erano anonimi, il questionario. Come vedete cambia il mondo. Quelli che dicono jamais aumentano. Quelli sono quelli che predicano bene e razzano molto male. Voi pensate un po' come propone una terapia uno psichiatra che ha tutte le sue buoni motivi, io non so, non vi dico come avrei risposto, ma ha tutti i buoni motivi per dire su di me preferirei che non venisse usato mai. Ma quel 24% proporrà questa opzione sicuramente in una maniera diversa rispetto agli innovatori che dicono nel 30% dei casi se devo proprio fare una terapia la voglio al primo episodio, non voglio correre rischi. Voglio per esempio che il livello stabile del farmaco sia garantito, che è una cosa che da un punto di vista clinico non consideriamo molto, ma sembrerebbe, lo dicono i neurofisiologi, essere un fattore di protezione per esempio rispetto all'insorgenza di effetti collaterali. Questo per dire che dobbiamo essere consapevoli che lo stigma, i preconcetti, certo che appartengono all'opinione pubblica e dobbiamo combatterli, abbatterli, fare l'informazione, ma ce l'abbiamo anche nella testa noi, nel bene e nel male. Ognuno di noi ha le sue idee sulla malattia, sulla salute, sulla cura. La cosa che risalta e diventa evidente non quando facciamo i congressi, ma quando noi ci ammaliamo. Quando noi ci ammaliamo e siamo dall'altra parte della barricata, improvvisamente abbiamo le idee chiarissime su che cos'è la salute, che cos'è la malattia, che cos'è la qualità di vita, cosa chiediamo alle terapie, cosa chiediamo a quello che ci cura, e non abbiamo dubbi sulle definizioni, non dobbiamo fare i congressi sulla qualità della vita, sull'evidence base. Vogliamo una cura che funzioni, vogliamo tornare quelli di prima col minor danno possibile. Allora, questo buonsenso, che è già stato citato questa mattina, non so se è ontologico, ma è un buonsenso, beh, come dire, dovremmo tenerne conto quando poi leggiamo la realtà. Quindi, cosa chiediamo ai farmaci? Quello che chiediamo quando noi ci ammaliamo, che funzionino, che ci diano pochi rischi da un punto di vista della salute. Ovviamente non sono così ingenuo a dire che quindi sono definizioni universali,
l'efficacia di una terapia. L'efficacia di una terapia non possiamo che ripartire da qui, da Stephen Lloyd, dalle meta-analisi. Su questo terreno i dubbi sono pochi. Su questo terreno non possiamo sostenere che perlomeno nel breve periodo gli antipsicotici non funzionano. È già stato detto, non mi ripeto. L'unica cosa su cui il placebo funziona di più degli antipsicotici sono gli effetti collaterali. Se guardate, a destra ci stanno gli effetti collaterali. Non mi stupisce molto che il placebo vada meglio da questo punto di vista rispetto alle terapie, ma sul resto gli antipsicotici funzionano meglio, perlomeno nel breve termine. Devono essere trattamenti precoci? Certamente un argomento delicatissimo, che ha aspetti tecnico-professionali e etici. Lungi da me pensare che con leggerezza, io penso che nessuno di noi lo faccia con leggerezza di trattare, però mi sembra ipocrita davanti a un giovane che riteniamo debba fare un trattamento perché una recidiva sarebbe peggio, dire usa la terapia orale perché è meno pericoloso del longhetti. I casi sono due: o penso che non l'assumerà, e allora è tutto un altro discorso, o non ci sono evidenze per sostenere questo. Che poi questo passi attraverso una contrattazione, un accordo e un consenso che non è firmare un modulo, ma la consapevolezza di quello che sto facendo è tutto un altro mondo. Ma dare per scontato che quindi è stigmatizzante o è, diciamo, figlio del marketing usare Longhetti mi sembra un atteggiamento poco laico. Naturalmente, e così liquidiamo tutte le banalizzazioni, nessuno di noi pensa che trattare una malattia complessa sia dare dei farmaci. Non è per noi, non è per il diabetologo, non è per il cardiologo. Secondo punto. Dove sta allora il problema? Che quello che stiamo dicendo qua lo diciamo perché siamo a Cerignale, siamo tra amici e c'è la caccia al cinghiale, ma in una plenaria, un congresso internazionale questo abbiamo difficoltà a dirlo. Perché? Perché esiste un mondo di evidenze, e non raccontiamo la storia delle linee guida, come vengono costruite, che ha una regola di funzionamento consolidata che è da un punto di vista scientifico forte, ma da un punto di vista poi della ricaduta sulla pratica estremamente debole. Esiste una gerarchia di efficacia per cui, di fatto, se io ho qualche evidenza costruita su trial controllati, ancora di più su meta-analisi, questo gerarchicamente è più importante che tutto quello che leggete qua, fino a quella famosa esperienza soggettiva individuale di cui parlavano stamattina Giorgio e Gilberto, che considerata, abbiamo detto stamattina, eravamo tutti d'accordo, vitale e che all'ultimo posto in termini di evidenza scientifica. Non sarebbe un problema se noi considerassimo questo un fenomeno dinamico, come dovrebbe essere nella realtà, come fa un bravo medico, come fa un bravo medico che, per usare la metafora che mi viene in mente, ha imparato a fare quando all'università ci ha dato la prima volta in mano un microscopio. Io non so cosa avete fatto voi, ma io ho spaccato il vetrino, perché nella mia ingenuità sono andato subito a vedere con l'obiettivo più forte, perché ero convinto che vedendo di più avrei visto meglio. E chi era più bravo mi ha spiegato che bisogna partire dal macro e capire in che tessuto mi trovo, poi dal secondo obiettivo gruppi di cellule, fino ad arrivare a vedere il mitocondrio, e che a seconda del lavoro che io riesco a fare alla fine mi oriento. Ma se io uso il macro, solo il macro o solo il micro, spacco il vetrino più delle volte, ma soprattutto non ottengo le informazioni che voglio. Col macro so che sono nel fegato, sindrome psicotica, ho capito. Ma nell'ultra micro rischio di non capire in che cellula mi trovo. Allora, questa metafora qua ho l'impressione che, traslata, scusatemi forse il salto logico, qui voglio dire che noi abbiamo bisogno di un lavoro dinamico in questo livello di conoscenza. Io penso che i clinici siano consapevoli di questo, ma non lo possono dire i congressi, perché se noi facciamo uno studio e vogliamo pubblicarlo su una rivista, se quando fra qualche giorno ci capiterà di parlare in un simposio internazionale, si va a raccontare delle mie opinioni, giustamente, secondo questo modello di ricerca, veniamo fischiati. Veniamo fischiati perché non conosciamo l'evidence costruita su quella gerarchia diagnostica, che ci fa dire davanti a un esordio che dobbiamo usare una terapia farmacologica 1-2 anni con un antipsicotico di provata efficacia, che sia orale o depot, dipende fondamentalmente dal problema della compliance o dalle preferenze del paziente, punto. Non possiamo dire più. È sparito quel livello di soggettività, ma anche banalmente la famosa terapia personalizzata, che è invece l'obiettivo di una buona pratica clinica,
sparisce in questa gerarchia diagnostica, perché se io mi fermo alla meta-analisi non potrò mai dimostrare che un farmaco è meglio dell'altro, potrò al limite dimostrare che funziona più del placebo. Infatti le meta-analisi e gli studi controllati servono a dire cosa non funziona, non ci aiutano a dire cosa funziona, e rischiamo di pensare che quindi i farmaci sono tutti uguali, che è quello che pensa l'uomo della strada e che pensa il farmacista senza scrupoli a cui dovete presentare una domanda di introduzione al prontuario, che se non vi vuole bene vi dirà: caro dottore, ma perché? Lei fa una domanda per un farmaco che costa 10 volte tanto quello che avete, quando la meta-analisi di Lloyd vi dice che sono tutti uguali. Non potete sceglierne uno, ancor di più se costa poco, e usare su tutti quelli, abbiamo risolto i nostri problemi di spesa. Naturalmente ci sono dei modelli di analisi del mondo, senza entrare solo nell'approccio fenomenologico, per aggirare questo ostacolo. Per esempio, in questo lavoro hanno provato a dividere gli studi meta-analitici, gli studi controllati in alto, dagli studi cosiddetti prospettici. Io prendo i pazienti, modifico il trattamento e vedo cosa accade nell'anno successivo, ho ancora una randomizzazione, non sono ancora nel mondo reale, ma non sono nel mondo dei peruragno, dei pazienti in doppio cieco che firmano il consenso. Ma poi ci sono anche gli studi cosiddetti mirror analysis, cioè io ho una coorte di pazienti, guardo cosa è successo nel periodo precedente, modifico un trattamento e gli stessi pazienti li studio nel periodo successivo. Incomincio a vedere il cambiamento nel mondo reale dell'introduzione di una nuova terapia. Perché vi cito questo? Perché i famosi rombi, come vedete, in alto, negli studi controllati, non c'è una grossa differenza tra Longetting e terapia orale. Ma non ci stupisce tanto, questi sono pazienti che sono ultra selezionati, che firmano un consenso e che sono per definizione aderenti ai trattamenti. Se io vado sugli studi prospettici, il rombo si sposta un pochettino in favore dei Longetting. Se io vado sugli studi mirror analisi, si sposta ancora un pochettino. Se io andassi nel carcere dove va Gilberto e tra i pazienti di Scampia, si sposta ancora un po' di più. Allora, il punto è: se io mi avvicino al mondo reale, le evidenze degli studi controllati non sono di per sé applicabili in maniera critica. Devo calibrarli su una realtà dove si introducono variabili, che evidentemente qui c'è l'aderenza alla terapia, che possono influenzare molto sul risultato. E allora, tutto questo, per esempio, questa è una mirror analisi fatta su Longhetti. In alto a destra avete il campione complessivo, pazienti ospedalizzati, numero di giorni medi nell'anno precedente il trattamento e numero di giorni medi nel periodo successivo al trattamento, per esempio introduzione di Longhetti, è uno studio cinese. I numeri non vi devono spaventare, 74 giorni di ricovero, ricordo che il resto del mondo ha l'ospedale psichiatrico, non ha gli SPDC, quindi la degenza media non è 9 giorni, si possono accadere queste cose, ma quello che è importante, in basso a sinistra avete la durata nei pazienti che hanno un periodo di malattia inferiore a un anno, di diagnosi, non di malattia. È abissale la differenza dall'introduzione. Voi potete dire, sì, vabbè, col manicomio, tutto vero, ma il punto è, forse le differenze di efficacia, a seconda delle variabili, dei farmaci, le vedo soprattutto se le utilizzo su situazioni di malattia non avanzate. Le vere differenze le vedo sui pazienti drug-naive. È su questi che mi posso giocare un valore aggiunto, è su questi che posso convincere il farmacista che c'è una differenza. Se io utilizzo terapie solo sul paziente cronicizzato e ahimè spesso deteriorato, è difficile che evidenzio differenze tra i trattamenti. Secondo punto, allora, il problema qual è? Che quindi il rischio è che, avendo una visione assolutamente acritica sull'unica evidenza così, guarda che quelli che fanno meta-analisi vi dicono che ciò che non è dimostrato nella meta-analisi non esiste, quelli che vogliono fare le battute dicono che nessuno ha mai fatto uno studio controllato sull'efficacia del paracadute lanciandosi da un aereo, perché è evidente che è difficile fare i casi controllo. Però tutti, nessuno di noi si butterebbe dall'aereo senza paracadute, cioè c'è un livello di buon senso che ci induce a pensare che funziona, però nessuno l'ha dimostrato da un punto di vista di un randomizzato in doppio cieco. Allora il punto è che se è applicato in maniera acritica rischia di essere completamente acefalo. Quali sono i problemi? I problemi che nella selezione dei pazienti si allontana da quello che è il mondo reale, che i temi della ricerca sono nella stragrande maggioranza solo farmacologici, e quindi vuol dire che se per la farmacologia critichiamo gli studi meta-analitici su tutto ciò che non è farmacoterapia, spesso non abbiamo evidenze meta-analitiche,
con tutto quello che ne consegue in termini di inappropriatezza, che i fondi per la ricerca devono seguire queste regole del gioco, perché se io voglio pubblicare, se io voglio chiedere l'introduzione in commercio di un nuovo farmaco, devo produrre studi controllati secondo queste regole del gioco. Non posso permettergli di dire io faccio una terapia personalizzata nel signor Rossi che ha queste caratteristiche, perché non otterrò attenzione né dalla Food and Drug né dall'EMEA. Perché se io voglio pubblicare con Impact Factor, devo produrre questo tipo di sapere. Perché tutto questo produce tanta letteratura. Ognuno di noi, se fosse davvero aggiornato, è, per un direttore sarebbe una preoccupazione, avere un dirigente che è molto aggiornato vuol dire che non lavora, perché per leggersi tutto quello che produce la letteratura non c'è tempo per lavorare. Chi produce letteratura non vede pazienti, e chi vede i pazienti ha pochissimo tempo per produrre ricerca. Quindi la disseminazione di questo sapere rischia di essere poco fruttuosa, rischia di essere molto sterile, perché si ancora sempre meno alla realtà. E poi c'è una crisi enorme dell'università che non riesce a sciogliere, e dovrebbe essere il suo compito, su questa funzione. Cosa vuol dire produrre cultura? Noi ce la siamo chiariti qui a Cerignale, ma l'università che dovrebbe produrre cultura, come fa a tenersi fuori da questo arcano, ad alimentare un sapere acefalo di cui tutti siamo consapevoli e non riuscire a produrre della cultura che sia ancorata alla realtà ma che segua una metodologia rigorosa e che non sia solo la soggettività del bravo clinico che dice io da 30 anni ho esperienza e so che si fa così. Perché c'è una pratica senza evidenze, evidentemente, con cui la psichiatria deve fare i conti. In questo sì siamo un po' diversi dal resto della medicina. Abbiamo diffidenza verso la ricerca. C'è una grossa componente culturale nella nostra disciplina che diffida dell'evidence based, che è ancora convinta che sia un'arte ponderabile. Certo che ha radici umanistiche, ma guai se questo vuol dire un'equazione in cui quindi è un'arte imponderabile solo legata all'abilità alchemica di chi la esercita. Questo è un alibi per nascondere inappropriatezza. Certamente che abbiamo avuto tanta attenzione sulla formazione dei gruppi, sulla formazione individuale, sulla crescita esperienziale, e ce n'era bisogno forse in questi 30 anni, ma questo, parlo degli anziani, i giovani sono diversi, ci ha allontanato un po' da una sana attenzione laica ai dati di realtà, ai numeri. Certamente ci sono pratiche che facciamo che sono difficili da sottoporre a ricerca. Fate la ricerca in psicoterapia, certo che la terapia cognitiva poi è quella che ha più evidenze, perché è manualizzabile, ma come si fa a controllare da un punto di vista minimamente controllato l'attività psicoterapica o la supervisione all'interno di un'equipe di lavoro? È difficile costruire modelli di ricerca o costruire indicatori. Difficile ma non impossibile. Non vorrei che questa difficoltà fosse un alibi per nascondere la nostra poca capacità ad applicare nella pratica dei modelli di ricerca. E poi i cambiamenti costano fatica, siamo un mondo conservatore, sarà l'età media, ma l'innovazione richiede fatica perché ci obbliga a mettere in discussione tutto quello che sappiamo. Io mi occupo abbastanza di farmaci, lo vedo da questa prospettiva, ma non vedo gente innovativa neanche negli altri campi del sapere. Invecchiando cerchiamo conferme di quello che sappiamo. Gli schemi mentali sono molto comodi perché fanno risparmiare energia mentale. L'innovazione non può che arrivare dai giovani, ma questo rischia di essere, se non pilotato, una merce che va perdendosi velocemente. Perché il rischio qual è? Che, e qui parlo dei dipendenti pubblici, ma penso che la maggior parte dei presenti lo sono o aspirano a esserlo, perché una idea distorta della valutazione è stata vista più in criterio aziendalistico che in termini scientifici. Noi ci siamo progressivamente ancorati a un modello aziendalistico e non aziendale, o burocratico se volete essere più brutali, in cui la enfasi è diventata sulle procedure, ma più con un fantasma dietro di tipo gestional medico-legale, e non perché pensiamo che le procedure riducano sanamente il margine di discrezionalità. E poi c'è il problema dell'aggiornamento, non l'abbiamo parlato. Allora, morale, torno ai farmaci e poi mi avvio alla conclusione. Perché tutto questo è importante? Perché nella pratica, con queste regole del gioco, la maggior parte dei nostri trattamenti, molti, sono off-label. Ma non sono off-label perché siamo ignoranti, come pensano i fautori delle meta-analisi, sono off-label perché inapplicabili.
Perché se io devo usare un farmaco perché il paziente è schizofrenico, userò molto probabilmente un farmaco in maniera off-label, in molte situazioni che schizofreniche non sono. Perché io darò farmaci per l'epilessia a pazienti bipolari, perché darò farmaci antidepressivi a pazienti col panico e dovrò spiegarlo alle persone quotidianamente che sto dando fuori indicazione una terapia. Ma non è un problema di ignoranza, è che le regole per cui è stato approvato quel farmaco non rispecchiano la realtà, perché i farmaci non curano le malattie, ce lo siamo detti, perché il modello ATC non può reggere, non posso classificare i farmaci sulla cura delle malattie, sarebbe già molto se li classificassi su un effetto puramente sintomatico, sintomatologico, perché siamo diffidenti rispetto all'uso label e pensiamo che tutto sommato quello che ci convince come San Tommaso, il famoso paracadute, sia quello che conta e ci rinnoviamo sempre di più sui preconcetti che abbiamo e continuiamo a trovare conferme, parliamo solo con quelli che la pensano come noi. Perché il modello medico bistrattato, di cui abbiamo parlato anche stamattina, starei attento a rinunciarvi. Starei attento a rinunciarvi, ed è stato detto, e richiamo anche alla corporeità, penso che abbia a fare con questo, perché questo è il valico oltre cui passiamo davvero da un atteggiamento medico, nel senso che coniuga quei due aspetti che dicevamo, a un modello che diventa puramente filosofico, con tutto il rispetto, ma che si allontana da quella che è una buona pratica clinica, che deve anche avere un momento oggettivante. E non ultimo, tutto questo ancorato a dei dati. Qualcuno ci sta provando, non è che lo diciamo qui da soli, qualcuno prova a fare delle roadmap più attente al clinico, ma è un lavoro difficile, perché tutto questo, e arrivo alla conclusione, si contra poi con la realtà che va avanti. La realtà è fatta di cose che cambiano, bisogni che cambiano, e la famosa spending review. Perché voglio terminare con questo? Vi porto due chicche di come tutto questo poi ci cada sulle spalle. Quando si parla di spesa farmaceutica, visto che parliamo di farmaci, non è un problema da poco, è visto oramai come sinonimo di aumento di spesa. Se arriva un nuovo farmaco, la fantasia, il timore del direttore sanitario, il timore del direttore della farmacia è aumentare la spesa. Allora, anche su questo tema, penso che dobbiamo riuscire a tradurre in maniera un pochino più alta la questione che non siano i conti della spesa. Ci sono degli studi di farmacoeconomia che mettono insieme diverse variabili di spesa nel decorso delle malattie. So benissimo che tutte queste cose sul piano pratico le conosciamo, ma abbiamo bisogno di produrre un sapere un pochino più forte. Traduco. Nei nostri servizi siamo abbastanza consapevoli che il tasso di residenzialità di ospedalizzazione passa anche attraverso la tenuta dei servizi territoriali. Penso che nessuno che lavora da molti tempi metta in discussione, ma abbiamo difficoltà a spiegare a un direttore generale questo e dire cioè che impoverire il servizio aumenterà i costi della residenzialità fra qualche anno, che di fatto investire in un senso e quindi spendere di più può portare dei risparmi su altre voci. Perché non ci si riesce? Non ci si riesce per due fondamentali motivi. Uno, perché questo sapere è esperienziale e raramente non è codificato in dati. Due, perché anche quando ci sono i dati, il direttore ci dice: caro ragazzo, tu sei molto intelligente, capisco il tuo ragionamento e lo condivido, ma io devo risparmiare domani, non fra due anni. Fra due anni ci sarà un altro, il mio finanziamento è diminuito oggi. E allora tagliare sui farmaci è molto più semplice, perché risparmio domani, piuttosto a voci anche impopolari da un punto di vista politico, chiusura di reparti, ma non è questo il punto. Il punto è che dire che oggi spendo di più su questa voce di spesa potrebbe voler dire fra un anno, è una sfida, risparmiare su altre voci. Non solo, ma il budget, il famoso budget, lo dico per i non direttori, non è come ve lo immaginate voi, cioè un borsellino come a casa nostra, per cui se a me mancano i soldi per pagare l'assicurazione della macchina non è che rinuncio a comprare il pane, vendo la macchina, cioè scelgo dove mettere, e a canne d'organo, per cui se io dico alla farmacia spendiamo di più perché risparmieremo in residenzialità, il direttore della farmacia mi dice: amico mio, sei un ragazzo intelligente, ma il mio budget aumenta, ci vuole un elemento di raccordo aziendale regionale, altrimenti questi ragionamenti sono aria fritta. Il secondo punto, non vi dico i numeri, ma vi assicuro che risparmio c'è se trattiamo adeguatamente le persone, E non sta scritto da nessuna parte che trattare adeguatamente vuol dire risparmiare, vuol dire spendere bene quello che abbiamo.
Vi ho portato questo non per leggervi i numeri, per farvi capire che l'altra variabile è che noi continuiamo a parlare di sistema sanitario universalistico, ma siamo entrati oramai da tempo, non per l'articolo quinto, ma sui soldi, in un sistema assolutamente di tipo federalista, dove non solo ogni regione fa assolutamente quello che vuole, ma non è garantito neanche lo stesso livello di assistenza tra azienda e azienda. E questo, dal punto di vista dell'equità, ho l'impressione che qualcosa dovrebbe voler dire. Questi sono la ripartizione della spesa farmaceutica divisa per regioni, tra territori e ospedali. Come vedete, non state neanche a leggervi i numeri, è il mondo, l'universo globo, in cui ognuno ha deciso di mettere di qua, di mettere di là, di mettere ticche, togliere ticche. Cioè, un cittadino a distanza di pochi chilometri può o non può accedere a una cura. Ho l'impressione che, visto che continuiamo a parlare di sistema universalistico, garantito, diffuso, beh, insomma, voglio dire, anche attraverso queste cose passa l'equità. Le conseguenze, arrivo alla conclusione, sono che le diseguaglianze stanno aumentando. La battuta di Carlo del paziente, la prenda finché se la può permettere, non è più tanto una battuta. Quanti pazienti vi arrivano e vi dicono: dottore, cosa mi sta scrivendo, io non me lo posso permettere. Quindi le diseguaglianze stanno aumentando. La diffidenza nasce dall'idea che esiste solo le multinazionali che vogliono vendere i farmaci. Attenzione, stiamo andando verso un mondo in cui le multinazionali se ne vanno, non vogliono inventarsi nuove diagnosi per dare i farmaci, non ci saranno più nuovi farmaci. Ripeto, non penso che sarà un mondo tragico per la psichiatria, ma un po' mi inquieta, perché non è una scelta, è una cosa che subiamo. Terzo, la contabilità analitica è quella per cui in casa nostra, se continuiamo a spendere in maniera indiscussa e trasversale, non basteranno mai i soldi. A un certo punto decidiamo di non affittare la casa in montagna perché vogliamo cambiare la macchina. Allora, si fanno delle scelte, e non fare delle scelte è uno dei problemi più grossi. Vivere nella precarietà e non avere una strategia è uno dei problemi più grossi dei nostri servizi. E poi, anche sui farmaci, ma anche una valutazione su una terza variabile, che non è l'efficacy, non è neanche l'effectiveness, è la qualità di vita delle persone. Quando andiamo a misurare questa, le differenze incominciano a diventare evidenti. Allora, scegliere i farmaci sulla spesa, sull'efficacy, vuol dire non tener conto della variabile che noi, quando siamo pazienti, è la prima che chiediamo. Mi interessa assai che la terapia funzioni se io ho una qualità di vita scadente. Ovviamente questo l'abbiamo già detto. Morale, cosa si può fare? Visto che finiamo con un messaggio anche di speranza, se no veramente ho distrutto le ultime speranze dell'uditorio. Qualcosa si può fare, ho provato a buttare lì ancora. Per la ricerca, è un appello agli universitari questo. Beh, insomma, bisognerebbe disseminare dei risultati, però bisognerebbe finalmente comportarsi con la pratica. Non si può produrre un sapere lontano, disancorato dalla pratica. Lo diciamo da anni, non mi sembra che l'università riesca a cogliere ancora questo tipo di messaggio. Ci sono ovviamente bisogno di raccomandazioni chiare, ma chiare che siano ancorate alla realtà di quello che viene davvero fatto con i pazienti. C'è il problema del coinvolgimento dei pazienti, sono come le riforme istituzionali, tutti siamo d'accordo nel farle, ma nessuno poi nella pratica ci si mette. È difficile rinunciare alla propria autonomia, a rinunciare un po' della propria autonomia e confrontarsi con l'altro, ma questo vuol dire fare della ricerca, della pratica clinica. Bisogna investire sicuramente maggiormente. Siamo stati un po' condizionati dalla logica aziendalistica, cioè pensiamo che le strutture leggere, non solo quelle residenziali, anche il territorio verso l'ospedale, voglia dire che leggere che costano meno. Non c'è scritto da nessuna parte che l'obiettivo sia costare meno, casomai lavorare meglio, questo sì. Quindi spendere bene e lavorare meglio. E poi ci sono stamattina, venendo in qua con la collega che avevo in macchina, parlavamo di autori di reato, ma che sapere abbiamo prodotto sui percorsi di cura di queste popolazioni che per definizione sono fuori da qualsiasi traia? Ma è possibile che un terzo del nostro lavoro si svolga su pazienti su cui facciamo delle cose, riabilitazione, e non produciamo uno straccio di ricerca che possa in qualche maniera validare quello che facciamo, e facciamo ricerca su un mondo ideale che poi applichiamo su 3 pazienti belli, puliti e senza patologie che firmano un consenso? Cosa invece dovrebbero fare i servizi? E un pochino ci si sta provando per chi ha compiti gestionali. Provare a tradurre questo, anche solo a livello locale, dire quello che stiamo facendo e provare a condividerlo. Provare a raccogliere dati è una fatica se uno lavora tanto, ma raccogliere dati e su questi dati costruire una valutazione di quello che facciamo. Abbiamo dei sistemi informativi, è una iattura,
perché non otteniamo mai dati attendibili, ma faticosamente ci stiamo avvicinando a un sistema informativo che incomincia a produrre. Certo che questa reportistica, se la diamo solo in mano agli amministrativi, è poca roba rispetto a un uso nostro di lettura di quello che facciamo. Naturalmente l'ambizione sarebbe avere dei protocolli di ricerca dentro, ma qui se non ci aiuta l'università non avremo mai la forza, e non solo le competenze, ma la forza di produrre ricerca. C'è bisogno di una sinergia forte, perché tutti vogliamo la ricerca indipendente, ma richiede finanziamenti, soldi, energie, risorse, e se non ci si mettono dentro è solo una utopia. E poi avere dei protocolli dipartimentali, non tanto per il fantasma medico-legale, c'ho la raccomandazione, così non mi possono venire a cercare, ma per ridurre quella tendenza all'autoreferenzialità, quella tendenza alla visione ho sempre fatto così perché dovrei cambiare, che è insita nel meccanismo, che ha già superato il vallo di quell'approccio evidence-based e medico che dicevamo all'inizio, è già diventato qualcos'altro, l'arte imponderabile. Sono convinto che ci sia una componente imponderabile, ma guai se pensiamo che quella è l'unica cosa che dobbiamo enfatizzare. Finisco con questa. Che alternativa abbiamo all'evidence-based? Così vi voglio convincervi che non sono così poi un detrattore. Le alternative sono di questo articolo di qualche anno fa, che non è di psichiatri, che dicono che un'alternativa è l'eminence-based, cioè sono una persona importante, quello che dico io dovete credermi. Oppure c'è l'eloquence, che è quella che sto facendo io. Ve la racconto bene e dite, ma è convincente, faccio quello che dice lui perché me l'ha raccontata bene. Questi invece sono quelli più depressi, la providence, speriamo che Dio mi assista, provo a far così e che me la liscia. Poi c'è la diffidence, io non faccio, così non mi verranno a cercare, pericolosissimo. E poi c'è la nervous, quelli che vivono nell'ansia perenne di sbagliare e saranno certi di finire in ulcera o finire da qualche altra parte. And the seasons, they go round and round, and the painted bodies go up and down. We're captive on the care.